per onorare i nostri defunti. Un ricordo particolare questa mattina lo voglio dedicare al Cavalier Dughera, che è sempre stato presente da quando è stata fondata l'Unione Edile Daffini. È stato uno dei più grandi decani che abbiamo avuto in seno all'Unione. È stato colui che per tanti anni ha custodito sia la bandiera che il quadro dell'Unione ed era la persona che ci teneva molto all'Unione. Io mi ricordo tutte le riunioni che facevamo, lui era il primo a dare sempre degli stimoli per far sì che la nostra Unione cara tramandasse ad altri quello che era lo scopo per cui era nata, cioè tramandare le tradizioni degli Edili e Daffini. Gli edili e costruttori hanno celebrato domenica 4 marzo nella chiesa di San Francesco d'Assisi in corso Papa Giovanni XXIII San Giulio d'Orta, patrono della categoria. Presente il segretario dell'Unione Edile Daffini, Enzo Bentivegna. L'Unione Edile Daffini è dagli anni 50 che porta avanti la tradizione e festeggia il proprio santo che è San Giulio d'Orta. Ogni anno ci ritroviamo al cimitero per commemorare i defunti e poi procediamo con la Santa Messa che si fa ogni anno presso una chiesa del territorio in funzione del priore che viene nominato. Poi ci richiamiamo al ristorante e festeggiamo tutti i presenti e soprattutto festeggiamo il priore e il vicepriore. Il priore di quest'anno è Novelli Alessandro e il vicepriore è Verderone Mario. Per cui quest'anno smonterà il priore Novelli Alessandro, procederemo alla nomina del vicepriore e subentrerà come priore nuovo il geometra Mario Verderone. È una tradizione che va avanti da oltre 60 anni, ma diciamo che già agli inizi del secolo gli edili erano presenti come unione, tant'è che sono presenti nella lapide posta davanti alla facciata dell'ospedale dove si ricorda fra i benefattori gli edili di Venaria, per cui è una vecchia associazione.